Eccoci di nuovo in studio, ospite di questa seconda parte, Manuelita Cigliano, del forum del terzo settore. Continuiamo a parlare di questo terzo settore, un terzo settore che abbraccia una marea di situazioni dalle associazioni. Intanto, buongiorno Manuelita, Buongiorno, ben trovata. Il grazie. forum del terzo settore, ma il terzo settore in generale, cos'è? Perché sai, non tutti sentono questa parola, ma non tutti sanno di cosa parliamo. Sì, in realtà non è una domanda semplice, anche la risposta è abbastanza complessa. Allora, il forum innanzitutto è l'organismo di rappresentanza degli enti del terzo settore, è stato definito dal Ministero l'organismo più rappresentativo degli enti del terzo settore in Italia e svolge un ruolo soprattutto di coordinamento, di formazione, di informazione, di advocacy. Ma appunto, cosa sono gli enti del terzo settore? Essendo una domanda complicata, si è tentato di risponderle anche a livello legislativo con la recentissima riforma del terzo settore, perché era appunto un universo multiforme a cui bisognava comunque dare un ordine. In genere sono considerati enti del terzo settore le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali e adesso anche le imprese sociali, quindi tutti quegli enti di varia natura giuridica che si occupano di servizi quali servizi sociali, assistenza, volontariato in generale, servizi per la comunità. A Crotone è nella provincia, nel nostro territorio. A che punto è? Allora, il terzo settore crotonese è attivissimo, è un terzo settore davvero molto vivo, ci sono esperienze anche decennali di enti, associazioni e fondazioni che lavorano a Crotone e lavorano davvero molto bene. E la cosa che forse un po' manca a Crotone, su cui si sta lavorando per tentare di porvi rimedio, è una rete di coordinamento fra tutte le realtà del terzo settore, quindi un terzo settore molto vivo e molto attivo che è ancora forse poco abituato a lavorare in rete, a lavorare insieme. Quando parliamo di forum del terzo settore, di quante persone parliamo all'interno di questo organismo? Allora, il forum del terzo settore, che ha visto da poco anche rinnovate le cariche, io sono entrata in carica come portavoce a giugno di quest'anno, è composto da organizzazioni, quindi associazioni e cooperative. Al momento sono circa 60 le organizzazioni della provincia di Crotone che risultano iscritte al forum e poi come organi, diciamo, amministrativi c'è un consiglio, un direttivo composto da 11 persone, compreso il portavoce, più tre garanti. Manuelita, possiamo dire, quindi, ora ti faccio questa domanda, magari dico una fesseria, no? Però mi viene in mente, mentre parlavi, mi veniva in mente le associazioni di categoria, così come mi può venire in mente Confindustria. Il forum del terzo settore può essere riconosciuto come un organo di questo genere? Guarda, è molto pertinente in realtà la domanda perché effettivamente è stato equiparato a una sorta di sindacato degli enti del terzo settore. Non è, diciamo, totalmente così, però una parte dei ruoli che il forum del terzo settore svolge possono essere equiparati a quello di un'associazione di categoria o di un vero e proprio sindacato, proprio perché ha questo compito di rappresentanza anche presso le istituzioni. Che cosa si fa con il forum del terzo settore e quando ci sono, ecco, le riunioni? Cosa si organizza? Allora, in questo momento, proprio perché come dicevo sono state rinnovate da pochi mesi le cariche sociali, siamo in una fase anche di riorganizzazione interna, perché poi comunque col Covid c'era stata una sorta di Di stop. pausa, sì, di pausa, e quindi stiamo anche riorganizzando a livello interno e proprio rispetto anche a quello che dicevamo prima, è aperta in questo momento la campagna di adesione al Forum del Terzo Settore. Quindi invito tutte le associazioni, cooperative, fondazioni della provincia di Crotone a fare richiesta di adesione al forum. È abbastanza semplice, insomma, non è un iter molto complicato e quindi in questo momento stiamo riorganizzando il lavoro interno e poi il ruolo principale del forum, come dicevo prima, è un ruolo soprattutto di advocacy. Advocacy vuol dire rappresentanza presso le istituzioni per portare la voce di quelle che sono le esigenze del territorio, le esigenze degli enti che il forum rappresenta, ma soprattutto le esigenze della comunità, quindi su temi come la povertà, il degrado sociale, problematiche culturali, di sviluppo locale e anche di collaborazione e cooperazione nazionale e internazionale. Tu sei stata nominata portavoce a giugno, ma sicuramente te ne occupavi già prima Sì. di questo terzo Sì. settore. Quindi mi puoi fare più o meno una fotografia di quella che è la situazione a Crotone?
Allora, io sì, mi occupavo già da prima perché sono anche presidente di un'associazione che appunto è membro del Forum del Terzo Settore, lo sono da diversi anni. Io, diciamo, ho uno sguardo in qualche senso privilegiato anche sulla situazione del terzo settore crotonese perché ho vissuto per tantissimo tempo all'estero e sono rientrata in Italia solo 5 anni fa, 6 anni fa. E quindi è uno sguardo che è allo stesso tempo fresco e nuovo, ma ben radicato perché comunque sono del crotonese. E quello che dicevo prima è assolutamente vero, è un terzo settore molto attivo, ma in generale il terzo settore e questo è stato, diciamo, anche riconosciuto dal governo, dai vari ministeri, è il cuore pulsante del nostro paese. Le associazioni, le cooperative e le fondazioni sono spesso la stampella delle istituzioni, sono lì quando c'è bisogno di fronteggiare emergenze. Basti pensare all'emergenza Covid. Durante i 2 anni di pandemia e i vari lockdown, se non ci fossero stati gli enti del terzo settore, la situazione sarebbe stata davvero molto più tragica. Basta pensare al lavoro svolto dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, da organismi come appunto le associazioni di volontariato che si sono prodigate per fornire assistenza a anziani, malati, spese a domicilio, DAD, quindi sostegno alle famiglie, ai bambini. Senza tutto questo davvero non avrebbe retto, diciamo, l'impalcatura dello Stato. E quindi noi siamo veramente un tassello fondamentale, importantissimo, tant'è che quando venne pensata e promossa la riforma del terzo settore, si disse, si parla di terzo, ma in realtà è il primo settore, è quello più importante. Certo, sicuramente un settore quello più vicino alle famiglie, alle persone, ai cittadini, è più Esatto. vicino alla vita quotidiana e sociale delle persone. No, certo, lo Stato c'è e lo Stato, diciamo, in qualche modo organizza a livello nazionale, esiste un organigramma ed è chiaro che il governo e lo Stato si trova al primo posto, però poi è pur vero che nella fattispecie chi fa il lavoro sporco, ecco, no? Sono le associazioni, in questo caso il terzo settore. Poi di terzo settore è qualche anno che si sente parlare, no? Questo termine terzo settore, perché prima si parlava di associazioni, di cooperative, invece il terzo settore oggi è conosciuto proprio come una cosa che abbraccia un po' tutti. Esatto, sì. Allora noi intanto ci ripetiamo sempre, anche come organizzazione di volontariato, come enti del terzo settore, che non dobbiamo sostituirci allo Stato. Il nostro compito è di essere complementari. Ecco perché per esempio oggi si parla tantissimo anche di coprogrammazione e coprogettazione con le istituzioni pubbliche, perché appunto noi siamo di supporto, non in sostituzione. Ed è vero che se ne parla di più in questi ultimi anni perché appunto prima della riforma era un po' un universo anche poco conosciuto, nel senso che c'erano poi tante, una casistica molto ampia di organizzazioni, dalle piccole, piccolissime, ai comitati, alle organizzazioni nazionali. Quindi la riforma ha tentato proprio di mettere ordine e quindi si è iniziato a parlare appunto di ETS, cioè enti del terzo settore, e abbraccia un po' tutto questo universo, insomma, che dicevamo. Esiste secondo te una differenza tra il terzo settore in Emilia-Romagna, in Lombardia, in Toscana, nel Lazio e il terzo settore in Calabria? Sì, sicuramente c'è una differenza storica di esperienze, c'è una differenza anche organizzativa attuale. Questo si vede soprattutto in quella difficoltà che noi abbiamo a creare reti, a creare collaborazioni fra enti diversi, in parte dovuto appunto anche alle vicende storiche delle regioni. C'è quello che io spesso, quando mi trovo a riflettere su questa, anche sulla, diciamo, il gap, il divario che c'è di sviluppo fra le regioni del sud e le regioni del centro-nord d'Italia, c'è spesso un divario di partecipazione civica che stiamo colmando, e su questo veramente l'esempio crotonese è all'avanguardia anche rispetto al resto, insomma, del meridione della Calabria. Però ancora c'è tanta Questa strada da forbice fare. ancora si vede e si Sì, cioè sente. l'impegno cittadino deve essere incoraggiato, sostenuto e accompagnato. È anche vero che probabilmente deve essere sostenuto, incoraggiato e accompagnato, però deve essere anche, diciamo, anche percepito nella maniera giusta, Sì. perché spesso si ha la percezione del fatto che il terzo settore serva in aiuto solo a chi ha bisogno, faccio per esempio di cibo, o ha bisogno di sostentamento, ha bisogno di un posto letto, ma in realtà il terzo settore è tanto altro. Sì, è tantissimo altro. Il terzo settore si occupa di ambiente, si occupa di cultura e poi soprattutto quando anche si occupa di povertà, dobbiamo capire che esiste una povertà davvero multifattoriale, non è Anche la solo, povertà culturale, no? esatto, povertà sociale, che spesso noi in fatti di cronaca
osserviamo, quindi il famoso degrado sociale, il degrado culturale, nasce da una povertà di mezzi, da una povertà di organizzazioni, di strutture, di forme di accompagnamento. Quindi su questo il terzo settore interviene e deve continuare a intervenire. Ed è vero che è necessario dare al terzo settore sempre più credibilità, coinvolgere il terzo settore lì dove ci sono i tavoli tecnici istituzionali in cui si discute della vita della comunità, della cittadinanza. Il terzo settore si occupa anche di politiche giovanili. Sì. I giovani sono l'anello forte e l'anello debole di questa società. Forte perché se pensiamo al futuro, sono loro il futuro della nostra società. Debole perché questi giovani sono quelli che di più hanno avvertito il colpo di questa pandemia. Esatto. Sì, esatto, si parla tantissimo di giovani come futuro della nostra società, ma lo si ripete un po' in forma retorica, poi di fatto quando bisogna investire risorse, tempo e prendere decisioni che mettano davvero al centro il mondo giovanile, questo fatica ancora a decollare. I giovani hanno bisogno di spazi sicuramente in cui confrontarsi, hanno bisogno anche loro di essere credibili, ma nel senso di essere autorizzati anche a intervenire nel dibattito pubblico e che la loro voce sia ascoltata soprattutto. E questo non avviene spesso. Non sempre, ci sono delle esperienze in cui questo sta avvenendo, è avvenuto, ma andrebbe generalizzata questa esperienza. Hanno bisogno di qualche maggiore iniezione di fiducia, no? Sì. Per avere delle responsabilità, perché per assumersi delle responsabilità in qualche modo tu devi investire, devi credere in quello che fai, e se in quel giovane tu non investi è chiaro che lui resterà sempre un passo indietro. Esatto, ma sì, poi spesso i giovani soffrono di questa un po' sindrome, nel senso che noi abbiamo tantissimi giovani, io ho modo di incontrarli anche quotidianamente con il lavoro che faccio con la mia associazione, certo. Davvero altamente qualificati, ci sono dei talenti straordinari nel nostro territorio, ma proprio perché non gli viene riconosciuta questa loro capacità, questa loro importanza come cittadini della comunità, spesso sono frustrate e quindi tendono ovviamente a pensare di poter fare la loro vita fuori, perché qui non vedono riconosciuti i loro talenti. La fuga dei cervelli nel nostro territorio parte proprio no, dai giovani, sì. Perché oltre alle professionalità che vanno fuori, perché ovviamente trovano lavoro, anche i giovani, soprattutto i giovani all'età di 18 anni circa, finita la scuola. Sì, immaginano il loro futuro fuori, difficilmente un diciottenne immagina il suo futuro qui, quando invece ci sarebbe tanto bisogno del talento, delle idee innovative dei giovani del territorio. Le istituzioni e il rapporto con le istituzioni del forum? Allora, è un rapporto che al momento in alcuni casi si sta costruendo, perché appunto come dicevo prima di giugno c'era stato un periodo un po' dovuto anche al Covid, di poca partecipazione del forum ai tavoli istituzionali. E su questo stiamo investendo tanto anche come lavoro appunto di coordinamento e abbiamo ottime risposte, nel senso che siamo stati convocati ai tavoli del comune di Crotone per esempio, dell'ambito, e ancora questa cosa deve essere estesa perché ovviamente il forum è provinciale, quindi inizieremo anche un lavoro con tutti i comuni della provincia, quindi non solo col capoluogo. Però diciamo la risposta finora che abbiamo avuto è sicuramente positiva, nel senso che c'è una grande volontà di collaborare con noi. Bene Manolita, io ti ringrazio per essere stata con noi, per averci raccontato un po' così in maniera un pochino più dettagliata, no? Quello che è il forum del terzo settore. Io sicuramente ti inviterò nei prossimi Grazie. Mesi anche per capire a che punto ci troviamo, qual è stato il passaggio, no? E uh-huh. Anche in ambito provinciale come dici tu. E intanto salutiamo i telespettatori. Grazie, grazie a tutti. Grazie a Manolita Cigliano, grazie a voi e ci vediamo domani.